Et gloria eius in te videbitur, il titolo dell'incontro carismatico svoltosi nei giorni scorsi in seminario e dedicato a Santa Caterina da Bologna. Nel corso del pomeriggio si sono alternate preghiere e testimonianze come quella di padre Antonio Perez, rettore del santuario del Corpus Domini. Dopo l'adorazione eucaristica è seguita la messa celebrata dal cardinale Ernest Simoni che, a conclusione della giornata, ha proposto una testimonianza sulla sua vita segnata anche dalla arresto e da 18 anni di lavori forzati imposti dalle autorità albanesi fra gli anni 60 e 70. Ringrazio con tutto il Signore che ci ha illuminato per avvicinarsi e unirsi insieme, pregando il Dio Onnipotente Gesù, lo Spirito Santo e la Santissima Vergine Maria. San Paolo dice: Deus vult homines salvare, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. E il primo debito obbligo di ogni uomo è pensare per salvare l'anima, come gli disse Gesù a Marta e Maria Maddalena, le sorelle di Lazzaro. Questo devono tutto questo capire, comprendere tutti gli uomini che siamo creati per il cielo. Siamo un gruppo di preghiera carismatica e come le clarisse sapevano raccontarci, ma anche dagli scritti di Santa Caterina, la stessa Santa Caterina era una donna di grande lode e carismatica. Quindi noi ci siamo fatti portatori di questa iniziativa, perché siamo un gruppo appunto che si riunisce tutti i venerdì al santuario del Corpus Domini, sotto la veglia della Santa, e siamo molto legati, molto molto legati a questa Santa e alle Clarisse. Quindi quando loro sono andate via abbiamo pensato a cosa potevamo fare per mantenere alta l'attenzione su questo monastero così importante, dove si raccolgono delle testimonianze veramente importanti di grazia e di comunione. Quindi ci siamo rivolti alle autorità, le quali si sono resi subito disponibili nel pensare a questo incontro, un incontro che è carismatico, tutto in onore di Santa Caterina. E colgo l'occasione anche per dire che questo momento di preghiera quindi è pensato affinché il monastero possa avere una nuova possibilità per accogliere altre sorelle, altre consacrate, clarisse, che possano essere, come diceva una volta Suor Margherita, a tornare ancora la nostra santa e a dare quell'ascolto che manca.